Benvenuti all'appuntamento con M Sera. In questa puntata parliamo della 40esima edizione del pellegrinaggio a piedi Macerata a Loreto, che si terrà il 9 giugno a partire dalle 20:30 allo stadio Il Verecina di Macerata. Con noi diversi ospiti, ve li presento subito, a cominciare dall'ideatore del pellegrinaggio, il vescovo emerito, Monsignor Giancarlo Vecerrica. Buonasera, Buonasera. benvenuto. Abbiamo una studentessa di giurisprudenza che sarà la teodofora della 40esima edizione, Laura Pietrella. E il presidente del comitato del pellegrinaggio, il professor Ermanno Calzolaio. Buonasera a tutti. Buonasera, benvenuto. E benvenuti a tutti. Quindi si avvicina quindi la settimana, i preparativi e la 40esima edizione. Inizio da Monsignor Vecerrica, dal 1978-2018, 40 anni, tanti ricordi, le tappe salienti e la storia di questo pellegrinaggio. Ricordiamo com'è nato. L'origine mi determina tutto il cammino, per cui ogni volta che inizio questo pellegrinaggio ripenso sempre a come è nato. È nato dal desiderio di concepire la vita, la realtà, i fatti della vita come relazione con il mistero. E allora, insegnando religione al liceo classico di Macerata, vedevo i ragazzi entusiasti del cammino dell'ora di religione, ma poi la fine dell'anno, le interrogazioni, gli esami, le vacanze, che San Giovanni Bosco chiamava come la vendemmia del demonio, travolgeva tutto. Allora pensai a un campo di lavoro sulla scia di Don Milani intitolato Contro la mentalità, cittadin borghese intellettuale studentesca. Ma questa esperienza finì e allora alcuni amici di Comunione e Liberazione che andavano al pellegrinaggio a Częstochowa in Polonia e poi la venuta del nuovo Papa, Papa Wojtyła, mi portò a riprendere una tradizione antica nelle Marche. E le famiglie all'inizio di una impresa, la vendemmia, la mietitura o di qualche evento, la nascita o un matrimonio, le famiglie andavano a piedi a Loreto. E nel 1978 iniziai questo cammino con 300 studenti e tentammo di iniziare un'avventura, ma all'inizio andò male perché il primo pellegrinaggio fu un'impresa molto faticosa, difficile, sbagliammo strada, un insieme di cose. Però poi l'anno dopo venne Papa Giovanni Paolo II a Loreto, mi abbracciò e mi disse: d'ora in poi mi devi curare questi ragazzi uno ad uno. Da quel momento abbiamo continuato con grande entusiasmo questo cammino. Andiamo poi avanti con altri momenti, andiamo invece diceva Monsignor Veceri che i giovani protagonisti fin dalla prima edizione lo sono tutt'oggi, ogni anno tanti tra i volontari, tra coloro che partecipano e Laura è una di queste che ha partecipato a diverse edizioni. E per te che esperienza è stata? Per me il pellegrinaggio è sempre una bellissima esperienza perché io penso che il cammino, cioè durante tutta la notte, si fa un'esperienza che è un po' il riflesso di tutta la vita, perché c'è la fatica, c'è la bellezza di stare insieme e poi c'è la gioia dell'arrivo, ci sono i canti, insomma è un'esperienza in cui c'è tutto dentro. E quindi è sempre una bellissima occasione, anche perché appunto è a fine anno, quindi uno ha l'occasione di ringraziare per l'anno e per aspirare magari l'anno futuro. Io l'ho fatto in diverse edizioni parleremo poi anche dell'aspetto di quest'anno, che sarà una particolarità per te, quindi il fatto di portare la fiaccola come teodofora. E l'idea com'è nata per te questa? Ma mi è stata proposta da un amico di famiglia che collabora appunto con la fiaccola da tanti anni e sono molto contenta che abbia pensato a me e è sicuramente una bellissima occasione, mi sento proprio onorata di andare insomma da Papa Francesco con la fiaccola.
E andiamo dal presidente, quindi la fiaccola è uno dei simboli del pellegrinaggio, ricordiamo anche per voi che tipo di lavoro è e qual è il significato del pellegrinaggio Macerata Loreto? Ma noi quest'anno, proprio pensando a questa domanda, abbiamo proposto come tema del pellegrinaggio questa domanda che è un po' provocatoria, che cercate. E quest'anno è l'anno in cui si terrà il sinodo proprio dei giovani, indetto da Papa Francesco. E allora siamo andati a quell'origine di cui parlava Don Giancarlo prima e dire ma in questi 40 anni sono successi tanti fatti, questo pellegrinaggio è quasi cresciuto sotto gli occhi senza che ce ne accorgessimo, in modo assolutamente non progettato, non pensato. Chi avrebbe potuto immaginare che dopo tanti anni tante persone, giovani ma anche tanti adulti, continuano a venire da ogni parte d'Italia. Ricordiamo a che numero più o meno di partecipanti siete arrivati? Ma il numero è sempre difficile da dire, anche perché il numero cambia tra la partenza e l'arrivo, perché molti poi non riescono ad entrare allo stadio del Via Regina sabato 9 giugno alle 20:30 per l'inizio della Santa Messa, ma si aggiungono lungo il cammino, quindi le stime, a volte si è parlato anche all'arrivo di 100.000 persone, ma è molto difficile fare questo calcolo. Però al di là dei numeri, quello che è evidente è che ci sono tante persone che vengono. E allora ci siamo chiesti, ma perché vengono? Che cosa spinge tutte queste persone? E anche a noi, cosa ci spinge a continuare a lanciarci in questa avventura che è anche sempre più complessa, perché con tutte le normative che sono intervenute, l'attenzione alla sicurezza, e quindi diciamo perché proporlo, perché vengono e perché proporlo. E queste due parole, che cercate, che sono una domanda e che sono le prime parole che Gesù dice nel Vangelo, il suo primo intervento, quando quei due che cercavano Giovanni Battista incontrano invece quest'uomo strano, particolare, e è un po' l'esperienza che facciamo anche noi. Ognuno va al pellegrinaggio con una domanda, un dramma. Quante persone ci scrivono in questi giorni di drammi che vivono, ma anche per ringraziare di fatti belli, dalle persone che magari non riuscivano ad avere un figlio, a persone che si sono riconciliate in famiglia o da difficoltà che sono state superate. Ecco, ognuno viene con un'intenzione, ma al fondo di questa intenzione c'è una ragione più grande che spinge, no? E che è quella di incontrare qualcuno che possa prenderci per mano tutti i giorni della vita. E allora per questo vale la pena per me e penso per tutti continuare a intraprendere questo cammino. Monsignor Becerica, ricordiamo anche chi saranno gli ospiti, diciamo, di questa edizione, a cominciare da Sua Eminenza il Cardinale Beniamino Stella, che è il prefetto della Congregazione per il Clero, che celebrerà allo stadio di Via Regina la Santa Messa. Sì, ci abbiamo sempre tenuto che la presidenza del pellegrinaggio potesse essere sempre da parte di una persona importante della Chiesa, perché noi vogliamo che questo pellegrinaggio fosse proprio dentro il cuore della Chiesa, perché vuole essere un contributo che noi diamo al cammino della Chiesa. E allora insieme al Cardinale Beniamino Stella, che presiederà la Santa Messa allo stadio, ci sarà il Cardinale Edoardo Menichelli, sempre un grande amico, alcuni Vescovi delle Marche, e poi all'arrivo a Loreto, essendo questo il 40° pellegrinaggio, ci saranno sempre il Cardinale Stella, il Cardinale Menichelli, l'Arcivescovo di Loreto, il Vescovo di Macerata, ma in modo particolare ci sarà un ospite molto gradito, che è il nuovo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia. Noi ci teniamo a questo rapporto con la Chiesa.
Per la 40ª edizione si è ipotizzata più volte la presenza, non solo la telefonata, di Papa Francesco. Ci siete andati vicini? Com'è stata tutta la parte di attesa? E poi comunque è confermato che ci sarà la telefonata del Papa. Il desiderio di avere alla guida di questo pellegrinaggio la presenza o spirituale o fisica del Papa è stato sempre grande, e nel 1993 abbiamo avuto il dono della presenza di San Giovanni Paolo II, che è rimasto nella storia questo evento. E quest'anno il desiderio era grande di poter avere Papa Francesco. Ho avuto dei colloqui con dei suoi collaboratori e si era aperta una possibilità. Poi, Santo Padre deve pensare a tutto il mondo, poi è arrivata qualche mese fa la risposta che quest'anno non era ancora possibile, però il Papa assicurava la sua telefonata e la sua benedizione. Quindi mercoledì, quando avrò la grazia di incontrarlo per la cerimonia e benedizione della fiaccola, rinnoverò questo invito e presenterò ancora questo desiderio che nel futuro possa esserci. E quindi, a proposito di fiaccola, questo appuntamento, per qual è anche il significato, ricordiamo, della fiaccola, che è nata con il giubileo, in vista del giubileo del 2000, nel 1997. Sì, il pellegrinaggio raccoglie tutti gli eventi che accadono nel mondo. E sempre abbiamo portato testimonianze, ma soprattutto abbiamo messo tra le intenzioni principali la preghiera per i cristiani perseguitati e per la pace nel mondo. E allora, ecco, questo segno vuole proprio collegarci con tutto il mondo, perché il pellegrinaggio ha questa dimensione mondiale, internazionale. Vengono rappresentanti di varie nazioni del mondo, e soprattutto noi vorremmo pregare perché la pace possa essere un dono che avviene attraverso la preghiera e la testimonianza. Infatti, il pellegrinaggio vuole essere anche un pezzo di mondo rinnovato che si vive nella fraternità e nella pace. Laura, quindi la benedizione del Papa, poi questo percorso, questa luce di pace che arriverà, è anche, c'è sempre una grande emozione quando fa il suo ingresso anche all'interno dello stadio del Via Regina di Macerata durante la celebrazione. Sì, infatti, tra l'altro il percorso che farà la fiaccola al ritorno verso Macerata passerà per le zone terremotate, quindi un ulteriore segno di vicinanza. E appunto a Roma invece incontreremo il Papa che accenderà la fiaccola, la benedirà e poi appunto ripartirà verso Macerata, dove verrà accolta dai pellegrini allo stadio. Per il pellegrinaggio in 40 anni in tanti hanno scritto, ci sono anche diversi volumi che raccontano, e quest'anno ce n'è anche un'altra di pubblicazione che vuole ricordare questo momento: a piedi nella notte camminare insieme verso casa di Andrea Tornielli e Domenico Agasso. E, per voi che valore ha questa pubblicazione? Ma noi anche qui ci siamo chiesti come poter raccontare il pellegrinaggio, questo appuntamento che non è certo banale, perché 40 anni di storia inducono a riflettere. E allora, attraverso, come sempre, degli incontri casuali, in particolare con questo grande giornalista, che è uno dei principali vaticanisti, Andrea Tornielli, abbiamo proposto di poter leggere la nostra storia attraverso gli occhi di chi non ne ha fatto parte anno per anno come noi, perché forse da uno sguardo esterno si può cogliere meglio, no? Si può raccontare di più delle cose che magari noi siamo abituati, o le persone di Macerata, capita anche così, le persone della zona
Cioè, vabbè, c'è il pellegrinaggio, no? Lo sappiamo, invece noi ci accorgiamo che ogni volta il pellegrinaggio è una cosa nuova. E allora rileggere la nostra storia attraverso gli occhi di questi due giornalisti, Andrea Tornielli e Domenico Agasso, è stato interessante. Non è una cronistoria, non è un catalogo, è proprio un racconto del pellegrinaggio attraverso i testimoni, attraverso le testimonianze. Quindi ci sono ampi stralci di tutti gli interventi principali, in particolare di San Giovanni Paolo II, di Monsignor Luigi Giussani, di Don Julian Carrón, che adesso è la guida del Movimento di Comune Liberazione, e di tanti pellegrini, anche quelli che diciamo, hanno scritto nei mesi successivi, hanno raccontato. È proprio un bel libro perché è un racconto attraverso i fatti. Oltre al racconto ci sarà anche un po' di poesia in questa edizione, un intreccio con Leopardi? Noi raccogliamo sempre con tanta attenzione per le proposte che ci vengono dai pellegrini che ci scrivono da tutte le parti del mondo. E una persona ci ha scritto chiedendoci di poter avere un collegamento con il grande poeta italiano Giacomo Leopardi, che aveva un senso religioso spiccatissimo e una grande devozione alla Madonna. Sono riuscito ad avere una preghiera che lui recitava alla Madonna e che questa preghiera raccoglie un suo slogan che mi sembra tanto bello e che quest'anno vorrei riproporre nel momento in cui si accenderanno le fiaccole a ridosso di Recanati. E lo slogan di Giacomo Leopardi era questo: passare dal colle dell'infinito alla casa dell'infinito, perché la casa di Nazaret è il luogo dove si è incarnato l'infinito, il mistero, Dio. È bellissima questa proposta. Allora cercheremo quest'anno di raccogliere tutte le intenzioni, anche di coloro che ci chiedono le grazie per la loro vita, tante testimonianze che stiamo raccogliendo, che arriveranno per arricchire questo nostro bel cammino, che veramente è un cammino che dà gusto, anche se è faticoso. Siamo all'ultima domanda, quindi alcune anche indicazioni utili, molti sono già iscritti, che cos'altro si deve fare per poter partecipare? Dunque, innanzitutto non c'è una vera e propria iscrizione, noi ci teniamo a dire e a ripetere che il pellegrinaggio è un gesto libero a cui tutti possono partecipare. Ci teniamo anche a dire che il pellegrinaggio sostanzialmente si regge per la stragrande parte delle spese, che sono poi modeste paragonate a un evento del genere, sul contributo delle persone che vi partecipano. Quindi ciascuno è invitato a dare un'offerta, se si può, di 10 euro, ma davvero con totale libertà, perché vogliamo che il pellegrinaggio sia la casa di tutti. Quindi è bene magari potersi iscrivere anche non dando un'offerta se uno non può, ma semplicemente per aiutarci nell'organizzazione, perché se ci si iscrive, è chiaro, si può meglio raccogliere poi il flusso verso lo stadio. Per partecipare basta appunto recarsi allo stadio del Via Recina sabato prossimo, sabato 9 giugno, intorno alle 20, perché poi alle 20:30 inizierà ci sarà la grande telefonata di Papa Francesco e poi subito dopo la Santa Messa. Quindi ecco, il consiglio è quello di arrivare un po' per tempo, soprattutto noi che veniamo dalla zona, perché ci sono persone che vengono da tanto tanto lontano. E poi di non aver paura di intraprendere il cammino. Tante persone magari si spaventano, ma non lo so, è faticoso, però io che non sono notoriamente una persona non sportiva, anzi quasi antisportiva, posso testimoniare che è possibile, perché diciamo, si fa proprio esperienza che chi ci conduce non sono i nostri piedi, ma è un altro, è proprio una presenza da scoprire, che quella notte si rende però tangibile, palpabile, attraverso il volto di tutte le persone che note o sconosciute che camminano intorno a noi. E quindi è proprio un invito a buttarsi,
a lasciarsi andare e provare a camminare insieme. Anche Laura, a parte la fiaccola, farai 28 km del percorso. Sì, sì, anche quest'anno appunto, sì. E lo attendo particolarmente perché appunto ci tengo a ringraziare di questo anno che sta, cioè, almeno accademicamente sta terminando. E quindi, insomma, sono contenta di detto sabato. E anche Monsignor Becerrica farà il cammino a piedi? E smentendo coloro che ipotizzano che io forse parlo attraverso una macchina che mi trasporta, grazie a Dio ancora la Madonna mi dà la possibilità di fare passo dopo passo e spero di farlo anche quest'anno da Macerata a Loreto, passo dopo passo, offrendo tutto, tutto, veramente tutto alla Madonna. E tra l'altro il 23 giugno avrà anche la cittadinanza onoraria di Loreto. Ma non è per me, viene consegnato a me, ma è alla Madonna. La Madonna è la vera cittadina di Loreto. Io ringrazio davvero i nostri ospiti, quindi ricordo l'appuntamento il 9 giugno 20:30 a Stadio di Regina di Macerata. Anche la nostra emittente, per anche questo anno, canale 89, sarà possibile seguire dallo stadio tutta la celebrazione in diretta per chi anche da casa, ma che non può partecipare, può vivere insieme e condividere questo momento. Grazie davvero. Grazie a voi. E grazie a voi che ci avete seguito, buon proseguimento di serata. Grazie.